Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Un altro tentativo di truffa ai danni di una signora anziana, posto in essere con la tecnica del finto carabiniere, si è concluso con l'arresto in flagranza del presunto autore del reato. I fatti risalgono al pomeriggio dell'11 aprile, quando un 86enne, dopo aver ricevuto una telefonata apparsa alle sospetta e memore dei consigli forniti dai carabinieri su come comportarsi in queste situazioni, ha subito chiamato il 112 per richiedere aiuto, mantenendo comunque il contatto telefonico con la persona che si trovava dall'altro capo. Ai carabinieri di Venezia, la signora ha riferito che poco prima era stata contattata telefonicamente dapprima da un sedicente avvocato e subito dopo da un finto maresciallo dei carabinieri, i quali con insistenza e urgenza le hanno richiesto di pagare 8.700 euro a titolo di cauzione o in alternativa di consegnare gioielli preziosi al fine di evitare l'arresto della figlia che aveva provocato un fantomatico incidente stradale. Ancora cronaca. Il 9 aprile i carabinieri della stazione di Mirano hanno arrestato un 28enne italiano originario della Sardegna ma domiciliato nel Trevigiano per reati contro il patrimonio. Sul conto dell'uomo rintracciato dai militari dell'arma presso la stazione ferroviaria di Mira Mirano durante un servizio di controllo del territorio pendeva dal mese di novembre 2023 un ordine di ripristino della carcerazione emesso dalla procura presso il Tribunale di Siena, poiché è responsabile di un furto con strappo commesso nel 2021 nel capoluogo senese. Al termine delle formalità di rito, il predetto è stato condotto presso il carcere lagunare, ove sconterà la pena di 2 anni, 11 mesi e 28 giorni. All'uomo è stata anche inflitta una multa di 1.020 euro. E ricordiamo che dopodomani, mercoledì 17 aprile, con orario indicativo dalle ore 11.30 alle ore 12.30, sarà effettuata la prova semestrale del sistema di allertamento della popolazione di Marghera in caso di incidente rilevante di origine industriale. Il test ha lo scopo di informare la cittadinanza e verificare il corretto funzionamento delle sirene e del relativo sistema di gestione. Le sirene potranno suonare ripetutamente. Contestualmente sarà testato anche quello realizzato dall'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale presso i terminal croceristici di Porto Marghera. Il segnale di allerta, pensato per la sola zona portuale, potrebbe essere udibile anche nelle aree residenziali di Marghera. Il Servizio Protezione Civile Gestione Rischi della Terraferma e dell'Area Industriale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero di telefono che vedete in sovraimpressione 0412746800 oppure all'indirizzo mail protezionecivile@comune.venezia.it. Cambiamo decisamente argomento. 7.500 persone su e su per i ponti di Venezia hanno animato ieri mattina le calli cittadine, segnando un tutto esaurito nelle iscrizioni con il 30% in più rispetto allo scorso anno. Lo slogan della 44esima edizione della manifestazione ha accompagnato la tradizionale passeggiata nei luoghi più caratteristici della città, quelli meno esplorati dal turismo di massa. Questa edizione è stata interamente dedicata alla figura di Marco Polo, ricevendo il riconoscimento del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 7° centenario della morte del famoso viaggiatore veneziano. Nel complesso si sono registrati 26 gruppi di almeno 50 partecipanti che hanno ricevuto la targa della manifestazione. A ogni iscritto è stata consegnata una medaglia da collezione. Come da tradizione, i gruppi più numerosi è stato consegnato un premio in vetro di Murano, espressione dell'arte vetraria veneziana. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.